È un piacere scoprire anche la strategia di Pietro Riglia, su cosa vai? Sul Banco Popolare di Milano, però Ok. sono indeciso se alzare o meno i livelli di ingresso, perché ti spiego. Noi siamo sul titolo Banco IPM, stiamo andando a testare un'importante trend line ribassista che è quella che parte dai massimi che abbiamo toccato il 14 di novembre e che congiunge i massimi del 5 di gennaio e 8 di gennaio. Testata ieri, 31 gennaio, Beh, i poi il minimi titolo. stamattina sono importanti, però, perché guarda, il top del 22 di gennaio era 4,98, il minimo di oggi è stato a 4,986, il 98,6. pullback di questa rottura di ieri. Ok, perché poi ieri i volumi sono stati anche abbastanza buoni, i volumi superiori alla media giornaliera mensile. Mi voglio, tra virgolette, giocare il ritorno di forza del settore bancario e quindi scelgo uno dei titoli che più volte l'anno scorso è stato tra i cavalli vincenti. Quindi BPM, operazione long, io avrei messo 5,01, ma io lo alzerei leggermente. Lo alzerei leggermente e ti dico Aspetta che anche dove. vediamo. Andiamo magari sul 30 minuti. Se... Lo alzerei a Sai cosa? C'è questo 5,0. gappettino, questo lap tecnicamente aperto, Ma oggi non che arriva lì. potrebbe essere ricoperto. Area 4,97 potrebbe anche starci. Boh, vedi tu, 5,01 dici tu? Ci Allora, io sta. avevo messo 5,01, però per evitare che poi il titolo non ci prende, ho messo 5,01, sai perché? Perché c'è un gap nel grafico a un minuto alle ore 9,08, proprio lì, 5,01 e 2. Ecco perché avevo messo quel livello. Però io non so se il titolo ci va lì, e allora metterei 5,01 e 8. 0,1 e 8 con uno stop. Sul Aspetta, uno minuto ha stop. fatto un bel gap anche adesso. Ah no, è il mio grafico che lavora male. Stop sotto 4,75 che sono i minimi della scorsa settimana, quindi stop 4,74, target ambizioso 5,29.